È trascorso poco più di un mese dalla morte del giovane Tommaso Gorga, ma il dolore resta vivo nel cuore dei suoi genitori, dei parenti e di tanti amici e semplici cittadini che, seppur non hanno conosciuto Tommasino, si sono uniti al grido di appello che ha lanciato Carmine Gorga, papà di Tommaso, nel giorno più triste della sua vita. Da quella tragedia diverse sono state le iniziative che i cittadini del comprensorio hanno realizzato per manifestare il loro pensiero sulla situazione attuale del presidio agropolese. Ricordiamo lo scatto provocatorio ideato dalla giornalista Raffaella Giaccio, qui si muore, la petizione lanciata da Claudia Costa, indirizzata al ministro della Salute Speranza, al governatore della Campania Vincenzo De Luca e ai sindaci del comprensorio, raggiungendo le 41.252 firme e che ancora deve essere sostenuta con forza per arrivare a 50.000 firme. Il reel, realizzato proprio in questi giorni da giovani del territorio quale strumento di protesta pacifica per la precaria situazione sanitaria locale. Bisogna essere tutti uniti e scendere in strada ancora una volta come 8 anni fa, quando la città di Agropoli, diversi comuni del comprensorio e soprattutto sindaci e amministratori del posto rivendicavano con forza il loro diritto insieme ai cittadini. Facciamolo per Tommy affinché la sua morte non sia stata vana. Lo scrive ad alta voce sui social Carmine Gorga, il papà di Tommaso. Un mese fa la tragedia lo ha strappato alla vita a soli 15 anni. Forse se i soccorsi fossero arrivati in tempo, Tommaso sarebbe ancora vivo. Sono invece queste le parole degli amici di Tommaso Gorga che hanno organizzato la protesta pacifica in sella ai propri scooter davanti il presidio agropolese il prossimo 30 ottobre alle ore 15. Ogni cittadino potrà partecipare alla protesta. Lunedì 1 novembre alle ore 18:30 invece in diretta televisiva su Cilento Channel andrà in onda un programma interamente dedicato al futuro dell'ospedale di Agropoli, alla trasmissione che si svolgerà presso la sala dell'oratorio Papa Giovanni Paolo II in Piazza della Repubblica ad Agropoli, sono stati invitati politici, professionisti e cittadini che si occupano di sanità. L'obiettivo è quello di fare il bilancio sull'attività del nosocomio agropolese, come Covid Hospital, sollecitare la sua naturale ricollocazione nella rete dell'emergenza e urgenza e individuare la strada da percorrere. La diretta potrà essere seguita sul canale 636 del digitale terrestre, sul sito internet www.cilentochannel.com e sulla pagina Facebook Cilento Channel.